si è parlato molto del turco, ci sa. Da parte nostra non è mai uscita la notizia che il turco non ci fosse sulla barca, quindi sono state solo diffamazioni, infangare le persone. Questo è brutto della festa, questo è brutto. Però vi ringrazio perché ci avete fatto tanta pubblicità. Tanta pubblicità. E oggi in piazza c'è una piazza piena, food street. Oh no? Non lo so, veramente. Io sto pure io apprendendo adesso tutte queste cose che stanno montando. Noi pensiamo alla barca, che è la perla e la centralità della festa. Il resto. Ma anche noi siamo d'accordo, Speriamo che il popolo capisca di fronte cosa, alla cosa chiesa stiamo facendo per loro. In piazza. Perché per noi la centralità è San Paolino, la barca su cui è arrivato San Paolino. È vero, ha una forma diversa dalle altre. Però non dobbiamo pensare ad altro, non dobbiamo pensare a queste cose. Abbiamo detto che è la barca degli anni 3000. 3000? No, 3000 con una conchiglia no. È la nascita, è una fonte battesimale, capite certe cose. Informatevi prima di dare consigli, diffamare le persone. È sul manifesto, alla città. Noi perdoniamo tutti. È sul manifesto alla città. È un manifesto alla città, che cosa? Manifesto. Sul manifesto alla città. Non riesco ancora a comprendere. No, si diceva che la barca era centrale e che voleva un posto in prima fila. Ecco, ce l'ha il posto in prima fila la barca? No, in piazza, non è mai successo in tutta la storia della festa dei Gigli. Ma anche di pomeriggio. Di pomeriggio. Spiegati meglio, non riesco. Il tracciato, il percorso dei cigni. Il percorso farà normalmente come è sempre stato fatto, tutto in modo tradizionale. Noi non vogliamo sconvolgere le tradizioni. Amiamo il nostro santo e cercheremo di. Se si commettono errori, sono sempre errori fatti non in buona fede. In buona fede, quindi. Se poi qualcuno si offende, non è colpa nostra, sicuramente non siamo qui per. Questo è il pensiero di Michele Sant'Anastasio. Bravissimo, Michele Sant'Anastasio, se avete qualcosa da dire, venite direttamente da me, vi spiego, vi racconto un po' la storia, l'arte. Che. Va bene? Grazie. Ok.